niente, il microfono non potrebbe guardarsi addirittura d'arrivo. Un attimo, premio Roma Lazio a un altro. Vieni qua, vieni accanto a me, sei troppo lontano. A un altro laziale doc, a regista Federico Moccia, premia Giada Di Miceli. Fatelo passare, fatelo passare. Giada, ah, eccola Giada. Dove stai? Buonasera, buonasera a tutti. Giada Di Miceli continua questa ascesa incredibile della tua trasmissione, succederà più, in onda ogni sabato su Radio Radio, quindi complimenti, ascolti sempre altissimi, poi avete tantissime esclusive anche quest'anno. Sì, quest'anno insomma noi collaboriamo con tanti programmi media, sempre di Enzo VIP, tra poco Isola dei Famosi, tra l'altro io Federico lo conosco e ho fatto anche un provino quando ero giovane, per il suo film che era in mezzo sopra il cielo. Inoltre collabori anche insomma, con Lucio Presta e con delle persone con cui ho lavorato a Buona Domenica, perché sei anche uno straordinario autore, quindi sono veramente felicissima Federico di essere qui per te, veramente. Poi Federico è un po' un laziale silenzioso, non fanatico. Ma dipende dai momenti, se sei allo stadio non riesci a contenerti più di tanto, soprattutto nei momenti drammatici che ogni tanto hanno fatto vivere il periodo calcistico. Poi mi diverte molto i commenti, mi piace moltissimo il derby lo ricordo quando andavo allo stadio con mia madre, che c'erano degli scontò molto divertenti, molto belli, molto appassionanti, da una parte e dall'altra si preparavano proprio addirittura dei cruciverba con le battute, le risposte, si andava molto prima, c'era un bellissimo clima che era proprio quello che caratterizzava la lotta cittadina tra cugini, che secondo me è la cosa più bella, e mi auguro che anche questo derby sia vissuto con l'atmosfera. Anche se questo derby è un tono minore per diciamo, i noti fatti dei tifosi che stanno esercitando lo stadio, più dalla parte romanista che laziale. Sicuramente un tempo non c'era la televisione che ti permetteva di vedere tutte le partite come adesso, quindi chi era fortunato aveva la possibilità di andare alla RAI dove c'era la trasmissione delle varie partite che venivano fatte soprattutto nella Lazio e nella Roma, se giocavano fuori, più c'erano degli schermi con una partita più importante di quel giorno. Le partite erano tutte rigorosamente addirittura alle 2:30 un tempo, quindi era un altro clima e sicuramente il rapporto tra tifoseria e la direzione sportiva era diversa dalle problematiche che ci sono oggi, dove chiaramente sono entrati assolutamente in campo altri discorsi economici, secondo me. Quindi purtroppo alla fine queste cose inevitabilmente guastano anche l'importanza e la bellezza di quella che invece era una tifoseria legata esclusivamente alla fede. Hai perfettamente ragione, poi tra l'altro Giada tu sei stata premiata qualche edizione fa con Carlo Manzina, Luca Ward, una bellissima giornata. Beh sì, insomma il tuo premio è molto importante, conosciuto e soprattutto a ospiti di un certo tipo, di un certo livello, e sono veramente felice che spesso e volentieri capita a me di premiare artisti e professionisti del calibro appunto di Manzina, in questo caso di Federico Moccia, che ha tutta la mia stima, oltre che amicizia e conoscenza, quindi sono veramente contenta. Tra l'altro vi aspetto, vi ricordo, tutti i sabati su Radio Radio, c'è anche Pacifici, quindi mi raccomando non potete mancare. Sì, ogni tanto intervengo. Prego. Grazie. Giada, foto!